cade una piccola magia. Un paesino di montagna del sud Italia diventa meta di artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo. Nessuno si spiega come sia possibile. Gli avventori ci raggiungono dal nord, dal centro, dal sud. La nostra realtà è ormai annoverata tra i festival blues più blasonati della penisola. E voi tutti siete il carburante che alimenta questa piccola magia. Alan Romax, etnomusicologo, produttore discografico, scopritore di grandi talenti blues, uno fra tanti è Muddy Waters, diceva che il blues è da sempre un modo di essere, prima ancora che un tipo di musica. E noi a Pignola siamo un sacco blues! Buonasera a tutti e benvenuti alla 23ª edizione di Pignola in Blues. Grazie per l'applauso spontaneo. Allora, come tutte le manifestazioni che si rispettano, il pubblico dovrebbe cercare di stare davanti al palco, quindi cominciamo ad avvicinarci un pochettino e vado a dirvi le novità della nuova location, quindi nuova location, grandi novità. Cominciamo con il Jambalaya Food Fest, lì dove c'è lo street food potete degustare piatti tipici della Louisiana. Quindi abbiamo cercato di farvi anche col senso del gusto provare con piatti tipici del blues quello che si prova in Louisiana. Poi abbiamo il Blues Kids Village alla nostra destra, un'area giochi dedicata ai bambini per darci modo di assistere ai concerti in tutta tranquillità senza preoccuparci di correre dietro ai nostri parkour. Quest'anno abbiamo una novità anche per quanto riguarda le birre. Abbiamo le birre artigianali, abbiamo una birra rossa molto aggressiva, infatti si chiama La Maledetta, e una birra bianca chiara, sempre artigianale, di un birrificio molto famoso del centro Italia, oltre alla nostra solita birra buonissima, la birra Spaten. T-shirt ad edizione e limitata, che è quella che indosso io. Abbiamo veramente una tiratura limitatissima di t-shirt, quindi approfittate. Ma mi dicevano poi dalla regia che nel frattempo, qualora dovessero finire le t-shirt ad edizione limitata, che quest'anno per il primo anno sono state disegnate da un artista pignolese, ma dei prossimi anni ci sarà un contest per disegnare la maglietta di edizione limitata, quindi qualora dovessero finire c'è la possibilità di prenotarle e poi vi saranno spedite o potrete ritirarle presso la nostra associazione. Al nostro stand Pignola in Blues, che vedete lì alla nostra sinistra all'ingresso, ci sono anche le magliette dell'edizione numero 23, oltre al CD delle band che si esibiranno in queste serate e oltre agli altri gadget. C'è anche un'altra novità quest'anno: abbiamo messo lì sempre presso il nostro stand un piccolo scatolino ad offerta libera, quindi se volete partecipare con una piccola offerta per aiutare l'associazione potete farlo tranquillamente con quello che volete. Domenica mattina abbiamo l'aperitivo in blues alle ore 11, il solito consueto appuntamento con l'aperitivo in blues. Abbiamo avuto musicisti, abbiamo avuto scrittori di libri blues. Quest'anno abbiamo una grandissima novità, abbiamo un fumettista illustratore che ha fatto una cosa pazzesca, ma non vi anticipo altro perché ci sarà lui domani sera qui e gli farò dire due parole. Adesso si comincia per davvero, quindi vi ripropongo di avvicinarvi a favore di palcoscenico e andiamo a presentare la band che aprirà questa 23ª edizione del Pignola in Blues. Loro si chiamano Bad Blues Quartet e vengono da Cagliari. Eleonora Usala o Usala, non lo so, non ce l'accento, alla voce, Federico Valente alla chitarra elettrica, Gabriele Lotto al basso elettrico,
e Frank Stara alla batteria. I Bad Blues Quartet sono l'incontro di quattro musicisti che hanno fatto del blues una ragione di vita. Da pochi mesi in attività, sono in giro per la Sardegna e anche per gran parte dell'Italia, hanno partecipato anche alla grande fiera del blues di Cerea, Blues Made in Italy, e il loro CD è disponibile presso il nostro stand. Non voglio rubare altro tempo alla musica, vorrei un fortissimo applauso per i Bad Blues Quartet. Buonasera.